Se mettessimo alla prova le civilizzazioni, nessuna di queste potrebbe sentirsi tanto sicura di essere considerata positivamente, data la condizione in cui viene lasciata la metà della popolazione femminile soggiogata al potere dell'altra metà maschile. Questo è un breve frammento proveniente da Society in America, uno dei lavori principali di Henriette Martineau, in cui Martineau discute la messa in pratica degli ideali democratici nella nuova società americana. Henriette Martineau è un'intellettuale inglese dell'età vittoriana che osserva la società occidentale con uno sguardo moderno e che analizza con un'ottica progressista sia la condizione di vita della donna che quella delle minoranze razziali. La sua figura è una figura di primati, in quanto Martineau è la prima donna giornalista di professione nel Regno Unito, ma viene anche spesso etichettata come la madre della sociologia, sebbene nei manuali introduttivi di questa disciplina l'apporto di Martineau viene spesso messo in secondo piano. Henriette Martineau è invece tra i primi intellettuali a rivendicare la necessità di studiare la società con uno sguardo il più possibile obiettivo e scientifico, ancora prima di Marx, Weber e Durkheim. Per il suo studio della società americana spesso viene paragonata a de Tocqueville, ma mentre l'intellettuale francese è ricordato come uno storico il cui lavoro ha un'importanza fondamentale per le scienze sociali, Martineau ancora una volta è meno celebrata, seppure il suo lavoro sia privo dei pregiudizi dell'eurocentrismo. Henriette Martineau è anche una figura esemplare per la sua convinzione che un intellettuale delle scienze sociali non abbia solo il compito di comprendere a fondo gli eventi che lo circondano, ma che anche debba agire per migliorare la società circostante. Ora, per comprendere al meglio l'unicità della figura di Martineau, ci è utile fare un passo indietro per notare le circostanze familiari in cui Martineau cresce. Nasce nel 1802 in una famiglia di minoranza protestante unitariana, e ecco che qui è importante sapere che le comunità unitariane hanno da sempre tenuto in gran considerazione l'istruzione dei loro figli, sia maschi che femmine. Martineau riceve un'educazione di livello più alto rispetto a quello delle donne del suo tempo e della sua stessa classe sociale, fatto con cui si scontrerà spesso nella sua esistenza. Tra le altre cose, Martineau studierà anche la matematica, disciplina che al suo tempo era considerata prevalentemente maschile. Questo è un altro dettaglio importante perché Martineau, non appena ne avrà l'occasione, divorerà manuali di economia e l'idea del laissez faire smithiano avrà una grande influenza sul suo modo di pensare. Essendo una giovane con una certa vivacità intellettuale, Martineau cercherà e troverà uno sbocco per le sue idee scrivendo, inizialmente sotto l'anonimato, per il Monthly Repository, che era un ben reputato giornale unitariano. Quando nel 1829 le viene a mancare il padre, a 27 anni Henriette Martineau si vede legittimare la ricerca di un lavoro attraverso il cui mantenersi. E appunto Martineau riuscirà presto a rivendicare la sua indipendenza economica attraverso l'attività giornalistica. Qui c'è da dire che il suo impedimento uditivo ha in un certo senso giocato a suo favore, facendo sì che il mestiere di governante, che diciamo era la possibilità più semplice da perseguire per una donna della sua classe sociale e nella sua condizione, non fosse una strada da lei percorribile. Nel 1832 Martineau trova la fama pubblicando Illustrations of Political Economy, che era un libro di illustrazioni e tutorial scritto con l'obiettivo di far comprendere più i principi economici di Adam Smith. E qui iniziamo a vedere come Martineau mette in pratica la sua visione anti-elitaria dell'attività intellettuale. Si trasferisce a Londra e poi nel 1834 inizia un viaggio di 2 anni per osservare l'esperimento democratico della nuova società americana. Andrà in America con forti convinzioni abolizioniste, il che si dice le procurerà non pochi problemi e pare che per questo abbia addirittura ricevuto minacce di morte. Martineau respinge lo schiavismo innanzitutto su basi morali e la convinzione che tutti gli esseri umani sono infatti stati creati uguali, e poi rafforzerà la sua posizione portando in favore dell'antischiavismo principi smithiani e l'idea che l'economia americana fiorirebbe se tutti gli individui della sua società, schiavi compresi, ne facessero parte.
Inoltre, vari documenti storici attestano che alcuni oppositori l'avevano provocata riguardo alle sue idee abolizioniste e femministe e che questi gli avessero fatto notare l'inferiore tasso di prostituzione degli stati americani del sud rispetto a quelli del nord. Quasi per dire che la società degli stati sudisti non era poi così bestiale come lei la stava descrivendo. Martineau a questa provocazione molto coraggiosamente aveva risposto che il motivo per cui negli stati americani del sud gli uomini non cercavano i favori a pagamento delle prostitute era che questi potevano gratuitamente abusare delle schiave africane senza incorrere in nessuna rilevante sanzione. Si può quindi dire che la questione di genere e quella razziale siano trattate da Martineau con un principio di intersezionalità, che ancora ai giorni nostri, grazie a Crenshaw, è uno degli approcci più all'avanguardia per lo studio delle dinamiche di genere. Nel 1837 Society in America viene pubblicato contenente il capitolo The Political Non-Existence of Women, che denuncia l'imperfezione del progetto democratico statunitense a cui il 50% della popolazione ancora non veniva chiamata a partecipare. Inoltre, sempre qui, Martineau critica fortemente il programma educativo americano differenziato su basi di genere, che insegna alle donne ad avere il matrimonio come solo scopo della loro esistenza. Nel 1839 Martineau pubblica How to Observe Morals and Manners, che è uno dei primi manuali di ricerca sociale mai pubblicati, dove rimarca la necessità di osservare la società con un metodo scientifico. Ma purtroppo a questo punto la sua prolifica attività intellettuale vede un momento di stallo, poiché la sua salute ha un primo peggioramento, da cui però poi si riprenderà in una decina di anni. Negli anni seguenti la produzione di Harriet Martineau continua, solo con interruzioni dovute al suo stato di salute e vedendo un ruolo sempre più grande dell'attività giornalistica. Martineau lavorerà infatti per più di 16 anni con il Daily News, scrivendo più di 1500 articoli, ma la sua attività giornalistica include poi anche la collaborazione con diverse altre testate. Qui cercherà attivamente di promuovere l'impiego delle donne e di migliorare il sistema educativo delle ragazze. È infatti in questa fase della vita di Martineau che vediamo confermarsi con certezza quali sono le questioni più importanti per il suo femminismo. Innanzitutto, l'importanza dell'educazione femminile attraverso cui poter comprendere in modo critico il proprio ruolo nella società. E conseguentemente l'importanza di poter affermare la propria indipendenza economica attraverso il lavoro. Nell'arco della sua vita, Martineau si batterà infatti strenuamente per il diritto delle donne al lavoro. Ed infatti, seppure supportasse il movimento suffragista, credeva che le donne avrebbero ottenuto il diritto al voto in modo automatico una volta che avessero trovato il loro posto nel lavoro formale. Ciononostante, nel 1866 cofirma una petizione al Parlamento inglese perché garantisse alle donne di votare. In questi stessi anni, assieme a Josephine Butler, cofonderà The Ladies National Association for the Repeal of the Contagious Disease Act, allo scopo di revocare una legge dell'epoca per cui a ogni poliziotto veniva riconosciuta l'autorità di fermare qualunque donna che fosse pensata come una prostituta per obbligarla a sottoporsi ad esami di accertamento e verificare che non fosse portatrice di malattie venere. Purtroppo, Martineau non vivrà abbastanza a lungo per vedere il Contagious Disease Act revocato, ma vale la pena di ricordare che Martineau aveva opinioni molto moderne anche sul tema della contraccezione più in generale, che supportava non solo come mezzo per conferire alle donne autorità sul loro corpo, ma anche perché Martineau credeva che, per esempio, le famiglie senza mezzi non dovessero avere figli solo per obbligo sociale, insomma. In ultima sede, Martineau era molto critica anche dell'istituzione del matrimonio, a cui lei stessa era felice di essersi sottratta. Martineau è stata quindi una grande intellettuale del XIX secolo dalla produzione diversificata, che va dalla narrativa ai manuali di economia sociale alla storia moderna. Il suo contributo alla sociologia e alla problematizzazione della questione di genere e di quella razziale ci fa pensare ad una donna che ha sorpassato lo spirito vittoriano attraverso riflessioni che continuano ad essere moderne anche ai giorni nostri.
Nel 1855 inizierà per Martineau un secondo lungo periodo di malattia, dal quale non si riprenderà. In questo stesso anno scriverà, anche la sua autobiografia. Dalla sua attività giornalistica e dalle sue corrispondenze appare chiaramente il peso e l'influenza che questa donna ha avuto sul pensiero della sua epoca. Un'influenza che anche ai giorni nostri vale la pena di riscoprire.